Una grande vittoria molto importante dopo un supplementare. Per vincere una partita così bisogna avere un gran cuore e oggi ce l'avete messo tutti in campo. Cosa ne pensi di questa vittoria? Sì, sono molto contento. Penso che abbiamo dimostrato, abbiamo lottato fino alla fine, non abbiamo mai mollato fino all'ultimo quarto. Siamo andati supplementari e abbiamo avuto la carica per continuare e riuscire a vincere. Quindi sono molto contento della squadra, sono contento con me. Penso che è stata la mia migliore prestazione finora, però solo grazie ai compagni perché anche loro mi hanno aiutato a riuscire a esprimere nel miglior modo solo quello. Alla fine hai avuto in mano i due tiri liberi alla fine dei regolamentari per mandare la partita supplementare. Cosa hai pensato prima di andare in lunetta? La palla pesava, non pesava, eri No, tranquillo? era un altro tiro libero come tutti gli altri. Ho avuto la sfortuna di non riuscire a mettere il primo e va bene, il secondo lo dovevo sbagliare per forza per provare a prendere un rimbalzo e fare altri 2 punti, però non siamo riusciti. E dicevo anche alla fine dei tempi regolamentari, quelli quando eravamo meno due per andare, quelli che hai messo, 2 su 2 che hai Ah, fatto. quelli che ho messo, Quanto sì. pesava quel pallone? No, quello che pesava era in realtà botta che non capivo molto bene, però vabbè, per fortuna sono riuscito a metterlo, ho tirato tranquillo, concentrato e sono entrati. E dopo nel supplementare due triple che hanno ammazzato la partita, diciamo. Sì, meno male che mi hanno visto, me l'ha andata. E sono riuscito a tirare, loro si sono addormentati, quell'attimino lì abbiamo avuto la fortuna, sono entrati e contento per quello. Adesso diventa fondamentale la partita di sabato sera. Su un campo molto duro come quello di Borgo Sesia, come bisognerà giocare? Bisognerà giocare come oggi, di nuovo, fisica, intensa, la squadra, e loro sono una bella squadra, stanno su in classifica, quindi sappiamo che affrontiamo una squadra che è in ritmo, no? Che sta bene, quindi dovremo arrivare con i coltelli fra i denti, allora lottare, lottare di nuovo.